Il Codacons e il Movimento 5 Stelle uniti nel difendere i romani vittime di Mafia Capitale. Oggi al Campidoglio è stata presentata la costituzione collettiva di parte offesa a favore dei residenti a Roma. Tutti gli interessati possono partecipare gratuitamente all'azione legale promossa dall'Associazione dei Consumatori. E qual è l'obiettivo? Quello di chiedere il risarcimento dei danni per tutti gli appalti truccati che sono stati fatti a Roma in questi anni e che hanno danneggiato i servizi gravando sulle spalle dei cittadini. Quando si processa questa gente per un appalto sui giardini o sulle spiagge o sulla spazzatura, questo significa che io ho avuto la spazzatura davanti alla porta, le spiagge sporche, i giardini fatiscenti e quindi ho avuto un danno come cittadino romano, a parte l'immagine per esempio per tutta l'accoglienza fatiscente fatta agli immigrati, per cui io sono passo per una persona non accogliente perché mi hanno fatto questi imbrogli. Quindi tutti davanti al giudice, tutti a chiedere risarcimento dei danni, il 5 novembre c'è il processo. 59 sono le persone indagate, tra imprenditori, manager, amministratori e pubblici ufficiali. Gli imputati si difenderanno davanti ai giudici dalle accuse loro contestate e allo stesso tempo dovranno rispondere anche ai cittadini che di quei reati, se accertati, sono parte lesa. Per questo motivo l'azione legale del Codacons è stata sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. Perché il Movimento 5 Stelle ha appoggiato questa iniziativa legale del Codacons? Perché il Codacons sta dando voce ai cittadini romani e italiani nella costituzione di parte civile nel processo di Mafia Capitale, perché il Movimento 5 Stelle è composto da cittadini all'interno delle istituzioni e quindi dobbiamo unire le forze. Beh, ben evidente, come movimento di cittadini non possiamo che sostenere un'azione volta alla tutela dei cittadini intrapresa dal Codacons in questo processo che sta facendo emergere questo mondo di mezzo indegno che ha tranquillamente operato tanto nella precedente consiliatura, tanto nell'attuale, come ha svelato l'ANAC nella sua relazione citata sia dal Presidente appunto che da noi nei nostri interventi. Soldi alla mano, quanto chiedete a persona? Ma chiederemo almeno 10.000 euro a persona, poi vediamo il giudice cosa ci concede. Sono pochi, sono molti. Ascoltate, Mafia Capitale, quanto è costata ai cittadini romani. La cifra è stata calcolata dal Movimento 5 Stelle, prendendo in considerazione i dati diffusi dalla Corte dei Conti. E siamo arrivati a stimare appunto per quota parte del PIL un danno, un costo per i cittadini effettivo di almeno 600 milioni di euro l'anno. Questo è una stima per difetto, eccessivamente per difetto, perché parliamo solo di quello che è emerso, senza poi sapere effettivamente cosa ci sia sotto. Tra l'altro quello che abbiamo dato di dato è perfettamente in linea con quello prodotto dalla Corte dei Conti, che parlava di circa 1,3 miliardi in 2 anni.